Mi rendo conto di aver detto qualcosa di estremamente inaccettabile, perché se guardiamo, la vita cambia, giusto? Ciò che si presenta davanti a voi cambia in continuazione, varia. Potremmo dire che la vita e, come dire, tutto ciò che la vita propone, vi presenta, è continuo cambiamento, è davvero continuo cambiamento. E allora come può essere verosimile la frase che io ho detto? E cioè che questa visione, e che quindi questa realtà, perché non è soltanto una visione, cioè una visione nel senso che è una prospettiva per voi, ma è una realtà, questa realtà che avete davanti agli occhi contiene semplicemente gli elementi per poter riprodursi continuamente così com'è. Così com'è. Senza cambiamento dal punto di vista della sua essenzialità, però presentando in continuazione dei cambiamenti, perché la vita, abbiamo detto, varia in continuazione, vi ricordate? Ma dall'altra parte abbiamo detto che la continuità della vita è qualcosa di particolare, perché se io osservo la vita punto per punto, famosa puntualizzazione, ve lo ricordate? Che cosa vedo? Eh? Che cosa vedo? Vedo i tanti esseri che nascono, che muoiono, che cambiano. Se io lo guardo nella sua continuità, che cos'è che permane? Se non esattamente quelle piccole, chiamiamole approssimativamente prima mento, leggi che noi abbiamo pian piano esplorato per il passato e che riguardano la vita e che riguardano tutti gli esseri che dentro la vita danzano la loro piccola parte. La loro piccola parte. Etero diretti dalla vita, come tante marionette? No. Incastrati nella struttura della vita? Sì. E subito uno nella mente, come dire, comincia a dire, cosa vuol dire incastrati nella vita? Vuol dire, come dire, oppressi quasi dalla vita, incapaci di esprimere una loro libertà. No, io non sto escludendo la libertà degli esseri, naturalmente secondo la forma di questi esseri. Il sasso ha molta possibilità di esprimere quella che voi tanto amate, che si chiama libertà. Pochetta, no, direi. Pochetta. Ma una mente che è stata piegata. E quindi parliamo di un essere umano, quello che voi definite con più capacità, no, di stare nella vita in modo consapevole. Un essere che è stato piegato fino al punto da arrivare dentro di sé a far sorgere, non perché lui lo fa sorgere, ma cosa sorge? Uno stato. Quanta libertà ha? Quanta libertà ha? O il problema della libertà scompare. E ciò che appare è veramente il puro essere, come dire, dentro la struttura della vita e l'aderire profondamente alla struttura della vita perché non c'è nessun'altra scelta. È più liberante la seconda. È più liberante la seconda, ma se tu ci pensi bene, nel dire il più liberante la seconda, mi stai recitando che cosa? Che si parla sempre di qualcuno. Che in questo caso tende a liberarsi. Sì, È è tutto cambiato chiaro, eh? ovviamente. Non sto dicendo che non sia importante che un individuo provi questo desiderio, no? Ma io d'ora in poi cercherò di far emergere come la mente gioca il suo scherzo, no? Per carità, fra una mente che desidera la promozione di se stessa egoisticamente, una mente che desiste, che magari desidera di morire a sé per essere, come dire, totalmente aderente alla struttura della vita, che poi vuol dire in fondo essere aderente a quel mistero del divino che sta alla radice della vita, beh, ovviamente direi che nel cammino interiore, questa è se davvero un'esigenza che è sorta per un lavorio, per qualcosa che t'ha piegato, direi che è un aspetto interessante. Però io ti dico attenzione, no? Attenzione, attenzione nel senso che di nuovo c'entra questo frammento di mente che recita la sua parte.